Qui ha abitato Rosa Vercellana. Rosa Vercellana è stata la seconda sposa di Vittorio Emanuele II. Furono nozze morganatiche, come si dice, perché lei non era nobile. Era figlia di un ufficiale dell'esercito. Ha abitato qua, qui si chiama anche Bizzarria, sempre dentro il Parco della Mandria. E questa era una delle sue case. Rosa Vercellana, dopo la morte, è stata messa in un pantheon privato di Mirafiori e poi nel 72 è stata traslata al Cimitero Monumentale. Qualche anno fa ho scoperto dove la sua tomba, che è praticamente un loculo. Poi metterò la foto. E anche questo, come tutte le altre, molte altre costruzioni del Parco della Mandria, è abbandonato. Ha un suo stile particolare. Forse era la moda dell'epoca, non lo so, dipingere sulle finte finestre dei personaggi, come quello lì. Credo che fosse una moda artistica dell'epoca. Come si vede, sta cadendo a pezzi.